Il Comitato Promotore dei Referendum sul finanziamento pubblico ai partiti ed il Comitato Promotore dei Referendum sulla droga, lasciando da parte momentaneamente gli altri quesiti che attendono il voto dei cittadini, hanno voluto quest'oggi proporre i motivi del sì all'abrogazione di queste due leggi che, secondo i rappresentanti del Comitato, sono quelle che rischiano maggiormente di essere travisate. Erano presenti stamane presso la sede del Circolo della Stampa Marco Gentili del gruppo Pannella, Luisa Sain del Cora e due rappresentanti di Alleanza Democratica e del gruppo 54. Noi voteremo sì su tutti i referendum, ha affermato Gentili, ma puntiamo a chiarire soprattutto questi due quesiti referendari di cui siamo promotori sin dalla prima ora. Per quanto riguarda il finanziamento ai partiti, l'unico punto di cui chiediamo l'abrogazione è quello relativo al contributo di 82 miliardi versato annualmente nelle casse dei partiti, ha detto il rappresentante radicale. Non siamo invece contrari al rimborso delle spese elettorali o alle sanzioni penali per i finanziamenti illeciti. Molto si è infatti equivocato, ha detto Gentili, sul fatto che l'eventuale abrogazione referendaria abrogherebbe anche le sanzioni penali. Ma non vi sarà invece alcun colpo di spugna. Al Senato, intanto, si sta discutendo una legge che potrebbe essere peggiore della precedente, ha detto Gentili, con quel contributo del 4 per mille che i cittadini potrebbero destinare sul 7,40 in favore del loro partito o movimento. La rappresentante del Cora, Luisa Sain, ha invece illustrato i punti che il referendum sulla droga intende cambiare rispetto alla normativa vigente. In primo luogo la punibilità del tossicodipendente, finora basata su un sottile distinguo di pochi milligrammi di dose giornaliera, che pongono confini molto vaghi tra spacciatore e consumatore. Poi la libertà decisionale da parte del giudice su chi considerare punibile o meno. Infine la restituzione della libertà terapeutica del medico finora obbligato a denunciare il tossicodipendente in cura. In vista della campagna referendaria si costituirà allo scopo un comitato per il sì al referendum che si farà carico di cercare di far conoscere i vari aspetti di ciò che l'elettore è chiamato a decidere. Starà poi alla stampa, è stato detto, illustrare alla gente come districarsi con le schede e spiegare quanto meglio possibile i trabocchetti insiti nei quesiti referendari evitando le strumentalizzazioni di alcuni partiti.